Signore e signori, buonasera e benvenuti al campo della Resurrezione, della parrocchia della Resurrezione del quartiere Montarelli di Aprilia. 30 giugno 2022, finale della prima edizione della Montarelli Cup, di fronte alle due squadre, Crover e Città di Anzio. Siamo tutto pronto? Si è in attesa del fischio d'inizio da parte dei due arbitri. Fischio d'inizio che c'è stato ora e inizia a manovrare il Città di Anzio. Città di Anzio che muove la palla con il numero 23 Buttazzoni, subito intercettata da Carlino che parte in contrada, subito in vantaggio la Crover alla prima azione, al primo minuto di gioco. La Crover passa in vantaggio con una ripartenza veloce del numero 5 Carlino, che ha abilmente rubato palla all'altezza del centrocampo e ha freddato il portiere Lograsso. Gazzi sempre come ultimo uomo, Salmeri, parallela lungo la linea verso De Giudici che si gira, tira e occasione clamorosa fallita sul secondo palo da Carlino, che era stato bravissimo e abilissimo a farsi trovare pronto, non altrettanto bravo nella conclusione verso la porta. Mazzarini, Pistidda, in azione personale, in azione ancora, scarta tutta la squadra e va al pareggio, meravigliosa azione personale di Pistidda, del numero 69 Pistidda, che porta in situazione di parità la partita. Dei giudici, si gira, cerca di fare perno sul suo corpo, allarga verso Carlino che questa volta si raddoppia con un'abile conclusione alla destra del portiere Lograsso. Crover 2, Città di Anzio 1. E qui abbiamo il terzo gol clamoroso, il terzo gol della Crover, che con un tocco abilissimo sotto misura di Carlino non sta trovando molti sbocchi alla propria manovra. Ancora il Città di Anzio non ha ancora alzato i ritmi di, per quanto riguarda Buttazzoni, no scusate, il numero 3 Nanni indovina un angolo bassissimo alla destra del portiere Rondinelli e lo batte per il 2-3. E comunque sembra voler aspettare più che altro eccolo qui il pareggio del Città di Anzio con una conclusione perentoria da fuori area di Pistidda che di punta beffa il portiere Rondinelli. 3-3, calcio d'angolo a favore della Crover, partita che continua a mantenersi sul filo dell'assoluto equilibrio. Imbucata centrale, trovato Carlino solo e si libera abilmente del portiere e porta in vantaggio la Crover. Crover 4, Città di Anzio 3. Palla in mezzo controllata da Neroni, Buttazzoni rischia di perdere la palla, se la cava, passa verso il suo compagno e conclusione clamorosa fallita da Neroni solo al centro dell'area di rigore. Se ne va abilmente al numero 23 e la conclusione viene stoppata dal portiere Lograsso che si improvvisa attaccante e la dà verso, e lo fa anche bene perché la dà verso sinistra, verso Nanni che spedisce in rete per il 4-4 del Città di Anzio, che si riporta di nuovo in parità. Con molta pazienza porta su la sua palla con questi strappi improvvisi poi che liberano quasi sempre un uomo sulla parallela. Ecco Gazzi che parte, protegge benissimo la palla e fa una grande azione. Palla che è passata in mezzo a tante gambe e che ancora Martelli riesce a ribaltare. Ancora Martelli, tre interventi praticamente uno di seguito all'altro. Un po' di stanchezza probabilmente inizia a fare capolino adesso sulle gambe dei giocatori di tutte e due le squadre. Fa molto caldo, non dimentichiamo Ed Lograsso questa volta, è lui bravissimo. Neroni alla battuta e l'arbitro su questo tentativo di conclusione in porta della Città di Anzio fischia la fine dei tempi regolamentari e si va ai calci. Siamo di rigore, quindi arrivati all'epilogo di questa partita con la kermesse dei rigori, alla battuta per prima il Città di Anzio con il numero 23 Buttazzoni, che cercherà di battere l'estremo difensore della Crover Martelli. Fischia l'arbitro signor Silvestri, batte Buttazzoni e para. Parte Gazzi,
Conclusione forte di destro e c'entra la porta, 1-0 a favore della, dopo il primo turno di rigori, 1-0 a favore della Crover. Martelli che cerca di darsi sicurezza muovendosi, perentoria la conclusione di Nanni. Fischio, pronto, parte e quasi intercettata dal portiere, ma la palla finisce comunque in rete. Fischio dall'arbitro, tiro, conclusione bassa alla sinistra del portiere e infila l'angolino. Pronto, fischio, tiro, rete. La battuta, il numero 9, Pira, parte, botta forte centrale che non riesce ad intercettare Martelli. Pronta la battuta, fischio dell'arbitro, battuta e segna il suo penalty dei giudici Lorenzo, molto bene. Si attende il fischio dell'arbitro, parte fischio e la palla sia pure di poco finisce dentro. Batte, riesce a vincere e batte il rigore decisivo, quasi intercettato dal portiere Lograsso, ma la palla finisce in rete e la Crover si aggiudica la prima edizione della Montarelli Cup. Manifestazione. Don Nicolas, noi la volevamo ringraziare sentitamente, è stato tutto molto bello, la sua ospitalità è stata eccezionale e noi veramente possiamo avere di che vantarcene, insomma, per questo. Cosa ci dice di bello, cosa ci può dire a termine di questa manifestazione? Questo è un segno che la chiesa è la casa di tutti e per tutti. La parrocchia della Resurrezione si gode in accoglierci. Lo sport è un segno di umanità e di cultura. La chiesa promuove la cultura. Sono molto contento per questo campionato che avete svolto. Sempre le porte di questa parrocchia, di questa comunità saranno aperte. Grazie Don Nicolas, e come segno di gratitudine noi ci siamo permessi come comitato organizzatore di farle un piccolo presente per ricordare appunto a tutti la sua ospitalità e la sua gentilezza nell'accoglierci qui alla parrocchia, alla Resurrezione di Montarelli. Con il premio per il miglior portiere, che all'unanimità è stato assegnato a Gianluca Masullo della SG System. Gianluca, vieni! Trofeo del miglior marcatore che verrà ritirato in luogo. Allora, vi dico chi l'ha vinto Buzzi della città di Anzio, che stasera sfortunatamente non è presente. Ritirerà il trofeo in suo luogo la dirigenza. Buttazzoni, eccolo qui, il mitico Buttazzoni. Eccoci. Il premio per il miglior calciatore, quello che è stato giudicato il miglior calciatore della Memorial Cup, non è presente qui questa sera. È stato assegnato dal comitato organizzatore, è stato assegnato a Lorenzo Pace della Real Fantasy. Seconda classificata della prima Montarelli Cup. Sono lieto di assegnare il trofeo al termine di una partita che è stata bellissima ed è stata combattuta ed è stata sul filo dell'equilibrio praticamente per tutto l'arco della partita. Sono lieto di assegnare come il premio come seconda classificata alla compagine del città di Anzio, e qui mi rivolgo al general manager, anzi no, a Pistidda, lo consegniamo a Pistidda, il numero 69, uno dei migliori giocatori in campo. Come ti chiami di nome, Pistidda, perdonami? Francesco. Allora, sei contento? No, immagino, no. Immagino di no, però dovresti essere soddisfatto perché la partita è stata veramente bella e ve la siete giocata sino alla fine. Sì, sono molto soddisfatto perché molti giocatori venivano dal calcio a 11, perciò si sono ritrovati in questo campo calcio a 5 e sono ritrovati abbastanza bene. E si sono comportati benissimo, come tutti voi vi siete comportati. Complimenti ancora e congratulazioni al città di Anzio. Bene, adesso passiamo a premiare la squadra vincitrice.
Tutti, ne voglio tutti, regà, dai, però tutti qui dai. Intorno, vincitrice della prima memoria, della prima Montarelli Cup. La squadra della Crover. Consegniamo il... consegniamo il trofeo nelle mani del presidente della Crover, Corbella, squadra prima classificata, prima edizione della Montarelli Cup, Crover! Allora, eccoci qui con il patron della squadra della Crover, vincitrice di questa prima Montarelli Cup. Sentiamo Andrea, vuole dire una cosa? Lasciamo la parola all'unico laureato della squadra, grazie. Beh, importante sottolineatura questa. Alessandro, una bella soddisfazione, dai, non c'è che dire. Sì, no, bella soddisfazione per la squadra, per chi ha organizzato il torneo, per le persone che abbiamo conosciuto e gli avversari che fino all'ultimo si sono battuti in maniera degna. E basta, il resto è solo entusiasmo. Immagino, perché è stato poi tangibile, si è visto insomma che l'entusiasmo c'è e come. È una grande soddisfazione, chiaramente questa è la prima edizione, voi come detentori della Coppa l'anno prossimo sarete chiamati a difendere il vostro titolo, che ne pensi? Sarà una grossa responsabilità, perché visti i soggetti molti sono alla fine della carriera. importante questa evidenza, questa cosa che ha evidenziato il presidente ma è chiaro che in questo momento la gioia fa da padrone, quindi va bene così. Grazie Alessandro, alla prossima, grazie mille. Bene, dal vostro Angelo Stampatore in voce, dal grande Matteo Viglianti alle riprese, un saluto carissimo dalla parrocchia La Resurrezione d'Aprilia per il termine di questa prima edizione della Montarelli Cup. Grazie e buonasera a tutti. Thank you.